inserire meglio le persone oggi. Qui parlo a modo sviluppata, quindi insomma non ho dubbi che ciascuno di voi abbia dato deciso che l'organizzazione della propria vita non la fa in relazione alla televisione o all'altro, ma la fa in relazione ai propri bisogni. Questa cosa cambia dall'ottica nostra di ritrovare al perfetto. Quindi questo è il primo pezzo, però allo stesso tempo c'è anche per tutti. Perché? Perché con la nostra dimensione e con la nostra missione non possiamo non pensare di dover essere elemento che genera connessione collettiva. Tanto siamo uno dei soggetti di convivere, a fare per te, ma anche a generare quelli che sono momenti di condivisione dal punto di vista dei contenuti. E non mi riferisco soltanto a ieri, a Spagna, come dire, quello è purtroppo la grande esperienza, la squadra che la Germania non sarà semplice, però intanto mi fa proprio passo. Però dico, non è solo quello, perché può essere intorno a volte a eventi di carattere drammatico di formazione, può essere un intrattenimento, sarebbe un esempio, può essere la fiction, che è sempre di più per diventare un'identità collettiva. Allora noi siamo per te, non siamo anche per tutti. E questa cosa, la vedete alle mie spalle tra qualche istante, è confermata dal fatto che abbiamo avuto una stagione particolarmente positiva. Questo dato è dato la prima serata, il dato successivo mi dice che più di 36 milioni di persone tutti i giorni incrociano una delle nostre reti. Come sapete però io con gli ascolti ho un rapporto non finalistico, non teologico, nel senso che credo che siano uno degli elementi di valutazione, siano gli strumenti del nostro scopo che dobbiamo avere, ma non sono mai il punto di arrivo. Perché? Perché il punto di arrivo è la nostra missione. Per esempio questo dato che sto qui dietro vuol dire tanto, ma non vuol dire abbastanza. Perché? Perché nella nostra missione noi abbiamo due concetti prima di tutto. Uno è l'universalità. È una cosa che è un concetto che accompagnerà tutto il mio e il nostro lavoro. Perché è fuori di dubbio che tutti gli editori, tutto il mondo abbiano perso pezzi di pubblico. E l'universalità ti obbliga a provare a ricercarli. E ricercarli le devi fare attraverso un'innovazione contenuto, ma anche un'innovazione in tipo di istruzione. Visto che, per fare esempi, i millennials, è difficile prendere solo qualche l'altro concetto che ci accompagna è quello del pluralismo. Pluralismo che non è un concetto politico, ma è un concetto di riuscire a rappresentare tutte le aree del nostro paese e tutti i modi di raccontarlo, in modo tale che ciascuno si senta incluso. Se chiaro, non significa che ognuno possa provare in qualunque testo della nostra azienda l'identificazione dei propri bisogni, ma che allo stesso tempo trovi da qualche parte la soddisfazione dei bisogni che proietta rispetto a noi, visto che le aspettative, come sapete, rispetto a noi sono sempre molto, molto elevate. Ovviamente questa cosa della nostra missione va calata dentro al mondo di oggi. Non serve che lo dica voi che ne siete parte per il nostro mestiere quanto il cambiamento sia radicale in questo momento. Per quanto noi pensiamo e diciamo che sia radicale, poi ci troviamo sempre in ritardo rispetto al cambiamento, ma perché facciamo fatica? Allora, in questo caso qui le linee di tendenza parlo dell'audiovisivo, nel senso che oggi parliamo della parte nostra che è legata più all'audiovisivo, che si crea attraverso la televisione. È chiaro che sta delocando delle linee guida abbastanza nette, io non credo che cambieranno nei prossimi anni, almeno al prossimo futuro. Grande spostamento di valore alla generazione di contenuti, possibilmente con larga scala, e da lì addirittura c'è la crisi della produzione di serie in America. Quando cominciate a fare 400 serie per stagione, cominciate a sapere più dove andare a prendere gli scrittori. Ma questa è la tendenza, non cambierà nel prossimo anno. La seconda è lo spostamento del valore nella commercializzazione e distribuzione del contenuto chiamato premium. Il contenuto premium possono essere dei sportivi, la fiction, però il contenuto che in qualche modo giustifica una affezione tale per cui uno risposta a pagare i soldi. Voi potete dire, e cosa ci facciamo con questo schema qua? Questo schema qua apre per noi un'occasione irripetibile, perché mentre il mondo si sposta lì, quello che succederà è che il nostro ruolo sarà di diventare sempre di più e sempre con meno concorrenti, ma non perché noi vogliamo, perché si sposteranno, il grande raccontatore del nostro paese. Perché il raccontatore, il storyteller, il raccontatore del nostro paese che parlerà a 25 milioni di persone, sempre di più sarà. E questo indipendentemente sarà un dato di fatto, secondo me.
però visto che sarà così, sarà il nostro compito riuscire a farlo in maniera sempre più, come posso dire, adeguata ai tempi. E qui torno al concetto di innovazione, per provare a chiudere questo ragionamento. Perché? Perché farlo oggi, probabilmente in realtà per tutti, vuol dire che bisogna vivere su due piani, uno sul contenuto, cioè l'innovazione è il contenuto, e oggi spero veramente una persona di questo primo passo nostro. È un'innovazione che porta necessariamente ad articolare più contenuti. Qual è il genere che durerà un ruolo maggiore in questo? La fiction.